Ciao, oggi prepareremo un sapone delicato per il corpo. Per fare il sapone gli ingredienti di base che ci occorrono sono l'olio d'oliva o qualsiasi altro olio, l'acqua distillata o anche del rubinetto e la soda caustica. La soda caustica è una base che andrà a reagire con gli acidi presenti all'interno dell'olio e darà il sapone, quindi non resterà traccia né dell'olio di base che utilizzeremo né della soda caustica, perché reagiranno insieme e ci daranno un nuovo prodotto che è appunto il sapone. Prima di vedere la ricetta e quindi le dosi degli ingredienti, vediamo quali sono gli strumenti che dovremo utilizzare. Abbiamo già detto che utilizzeremo la soda caustica e bisogna tenere conto di due cose. La prima è che la soda caustica, una volta inserita in acqua, arriverà a una temperatura di 90 gradi o superiore. La seconda è che la soda caustica corrode diversi materiali. Quindi noi andremo ad utilizzare pentole, strumenti in acciaio inox o, ad esempio, come vedremo, i termometri saranno in vetro, perché sono materiali che non vengono corrosi dalla soda caustica e reggono le alte temperature. Ci occorreranno quindi due pentole, queste sono in acciaio inox come ho già detto. Qui andremo a inserire la soda caustica in acqua e qui scalderemo gli oli. Gli oli andranno scaldati perché appunto la soda caustica in acqua raggiungerà una temperatura elevata, per cui dovremo portare gli oli alla stessa temperatura per poi farli scendere. Ci serviranno poi due cucchiai, anche questi d'acciaio inox. Alcuni utilizzano cucchiai di legno, però bisogna considerare che con il tempo si consumeranno. Poi ci serviranno uno o ancora meglio due termometri, questi sono in vetro e arrivano a una temperatura di più di 100 gradi, 110 gradi centigradi. Un frullatore ad immersione, questo io lo utilizzo solo per fare il sapone perché è in plastica, quindi potrebbe assorbire. E poi ci servirà ovviamente una bilancia da cucina digitale che pesi il grammo per pesare tutti i nostri ingredienti. Ci serviranno poi degli stampi, questi in silicone sono i migliori perché quando il sapone sarà pronto basterà rivoltarli per tirare fuori il sapone, però potete utilizzare anche dei sottovasi o degli stampi in legno, basta che siano rivestiti. Per quanto riguarda la sicurezza ci servirà un grembiule, guanti da cucina normalissimi, quelli che si usano per fare le pulizie, basta che coprano anche parte dell'avambraccio, occhialini protettivi e sarebbe meglio avere anche una mascherina per il vapore e le polveri che vengono sprigionate dalla soda caustica. Oggi prepareremo un sapone delicato per il corpo e per farlo utilizzeremo 600 g di olio d'oliva, 200 g di olio di cocco, che saranno la nostra base grassa del sapone. Gli oli saturi, quindi quelli che si presentano solidi a temperatura ambiente, si inseriscono nella ricetta in misura del 20-30% sul totale degli oli, quindi in questo caso su un totale di 800 grammi, grammi non millilitri, è diverso. E 800 grammi di base grassa ci darà circa un chilo di sapone. Poi ci servirà l'acqua, sono 304 grammi. Per calcolarla dobbiamo semplicemente moltiplicare la quantità totale dei grassi, quindi 800 grammi, per un coefficiente fisso che è 0,38. Per quanto riguarda invece la soda, il calcolo è un po' più complicato perché ogni olio ha il suo coefficiente di saponificazione ed esistono delle tabelle in internet molto comode per calcolarlo. In questo caso, moltiplicando l'olio d'oliva, la quantità, quindi 600 grammi, per il suo coefficiente di saponificazione e tenendo conto dello sconto che noi abbiamo applicato al 4%, ci vengono 78 grammi di soda caustica. Facciamo lo stesso calcolo per l'olio di cocco, quindi la sua quantità 200 per il suo coefficiente di saponificazione, tenendo conto dello sconto al 4%, e ci viene 35 grammi di soda. Sommiamo 78 a 35 e otteniamo 113 grammi di soda caustica, che inseriremo poi nell'acqua e farà la nostra soluzione di soda caustica. Ora iniziamo a fare il nostro sapone. Per prima cosa mettiamo la pentola sul fuoco, o nel mio caso sulla piastra, e versiamo al suo interno i nostri grassi di base. Quindi per questa ricetta saranno l'olio d'oliva e l'olio di cocco.
dopodiché dovremo semplicemente lasciare la pentola sul fuoco o sulla piastra finché l'olio di cocco non si sarà completamente sciolto. Mentre il nostro olio si sta riscaldando, noi prepariamo la soluzione di soda caustica. Lo facciamo all'esterno perché è meno pericoloso e almeno i vapori non rimangono all'interno dell'abitazione. Versiamo per prima l'acqua. Vi ricordo che è acqua distillata e poi la soda. Io l'ho pesata e l'ho messa in questo contenitore per comodità. Versiamo lentamente la soda nell'acqua, cerchiamo di stare distanti dai vapori, respiriamo il meno possibile e mescoliamo. La soluzione si scalderà subito. Cerchiamo di mescolare sul fondo in modo che non si attacchi. E attenzione a non respirare perché è molto irritante. E ora non facciamo altro che mescolare finché l'acqua non diventerà limpida. Vorrà dire che si sarà sciolta tutta la soda completamente. Ora che la nostra soluzione di soda caustica e acqua è pronta, siamo ritornati dentro e non facciamo altro che abbiamo tolto ovviamente l'olio dal fuoco, siamo intorno ai 65 gradi e ora non facciamo altro che aspettare che la temperatura si abbassi. Questo perché? Perché più è alta la temperatura in cui mischieremo i due liquidi, più il sapone diventerà aggressivo. Noi vogliamo fare un sapone delicato, per cui saponificheremo ad una temperatura un po' più bassa, intorno ai 38 gradi. Allora, mentre aspettiamo che la temperatura si abbassi, adesso siamo a 50 gradi sia nella nostra pentola dell'olio sia nella pentola della soda caustica. È una cosa, quando si misura la temperatura il termometro non deve toccare il fondo della pentola ma deve rimanere sospeso, altrimenti la temperatura rimarrà falsata perché il contenitore è più caldo del contenuto. Quando saremo a 38 gradi, come vi ho detto, inseriremo la soluzione di soda caustica all'interno della miscela di oli e poi mischieremo con il mini pimer che abbiamo preparato. Servirà semplicemente a mescolare più velocemente le molecole, a farle incontrare prima e a dare prima il sapone. Ovviamente il sapone viene anche se si mescola a mano, però ci si mette di più. Dopo qualche minuto si raggiungerà una consistenza simile al budino e si chiama fase del nastro. Al momento del nastro potremo inserire i nostri eccipienti. Che cosa sono gli eccipienti? I coloranti, le profumazioni, eccetera. Io questa volta userò l'olio essenziale di cannella, metterò tutta la boccetta da 10 ml, di solito si mettono 5-10 ml per ogni chilo di grasso. Poi inserirò 30 g di burro di cacao che ho già fatto sciogliere al microonde, così sarà pronto. Il consiglio è quello di tenere sempre a portata di mano tutto perché il nastro quando arriva arriva e quindi poi... Questa è farina di riso, serve per fissare la profumazione. Non vi aspettate che il sapone fatto in casa abbia chissà quale profumazione. Si mette la farina di riso giusto per cercare di fare in modo che profumi un po' di più, altrimenti con le profumazioni naturali il profumo è un po' debole. Nella fase del nastro, oltre a queste cose, noi potremmo mettere un colorante minerale, cioè una mica, oppure potremmo mettere fiori secchi, spezie, molti usano le spezie per colorare, anche il cacao, oppure il caffè che lascia i granellini e fa un'azione scrub. Una cosa che forse non ho detto è che il burro di cacao o comunque qualsiasi olio o grasso che si inserisce alla fine non deve superare il 5% del totale dei grassi, quelli di partenza, quindi i nostri 800 grammi iniziali. Qui continuiamo ad attendere, siamo a circa 48 gradi, aspettiamo ancora una decina di minuti di modo che la temperatura scenda a 38 gradi. Ora con le temperature ci siamo, sono passati circa 10 minuti, abbiamo raggiunto la temperatura di 38 gradi sia da una parte sia dall'altra e quindi ci mettiamo gli occhialini protettivi e versiamo
la nostra soluzione caustica all'interno dell'olio. Facciamo lentamente e mescoliamo a mano col mini pimer spento. A questo punto azioniamo il mini pimer e mescoliamo. Attenzione agli schizzi. Ogni tanto ci fermiamo, mescoliamo un po' a mano e attenzione a non sollevare mai il frullatore mentre è in azione, perché altrimenti ci si schizza. Andiamo avanti con questo metodo finché non raggiungiamo la fase del nastro. Ora vedete che abbiamo praticamente quasi raggiunto la fase del nastro. Vedete che si può quasi scrivere sul sapone. Andiamo avanti ancora qualche secondo e poi aggiungiamo i nostri ingredienti facoltativi. Vedete com'è cambiata la consistenza? Allora aggiungiamo il nostro cucchiaio di farina di riso, il nostro olio essenziale, tutta la boccetta, mescoliamo, aggiungiamo il burro di cacao, mescoliamo e poi sarà pronto per essere messo negli stampi. Ora cerchiamo di inserire il sapone negli stampi senza fare troppo casino. Sta andando meglio di quanto vi aspettassi. Ora che i nostri stampini sono pieni, li ricopriamo con la plastica, poi metteremo sopra una coperta di lana o di paille e lo lasceremo così com'è per 24-48 ore. Dopo 24-48 ore potremo tirarlo fuori dagli stampi, dovrà stagionare un altro mesetto, anche 5-6 settimane, e poi sarà pronto per essere utilizzato. Più lo lasciamo stagionare, più diventa buono. Ciao, eccoci qua. Questo è un sapone che ho fatto qualche tempo fa in uno stampino simile a quello che ho utilizzato oggi. Questa è la carota, carota e sempre olio essenziale di cannella e dattero. Quando andrete a togliere il sapone dagli stampini, mi raccomando, utilizzate i guanti, perché il sapone è ancora caustico per il mese successivo alla sua realizzazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato molto 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 complicato farlo, perché i gatti non ci hanno lasciato stare nemmeno per un secondo. Prima volevano entrare, poi volevano uscire, e è importante fare il sapone senza né bambini né animali nei dintorni, perché potrebbe essere pericoloso per loro, per noi e anche per la casa, perché la soda caustica, insomma, bisogna maneggiarla con un minimo di cautela. Spero comunque che il video vi sia piaciuto nonostante tutte queste difficoltà. Ciao, al prossimo video.